L'uccello lira del principe Alberto non si trova in nessun altro luogo e deriva da una delle più antiche famiglie di uccelli che un tempo popolavano il Gondwana. In una fredda giornata invernale, il maschio esegue una danza nuziale bizzarra e articolata per attrarre una nuova compagna. Quest'abile imitatore è in grado di eseguire un piacevole repertorio dei classici canti dei volatili. Può imitare il simpatico cocaburra, il pappagallo e il garrulo e riprodurre perfettamente il verso dell'uccello di raso. Ne imita persino i movimenti. E che dire di questo? Il crepitio di un incendio. Questi versi imitati sono tramandati dall'uccello lira di generazione in generazione. Qui sembra interpretare una corroboria aborigena, eseguendo gli stessi passi di danza, con tanto di calpestio a terra. Ma aspettiamo il finale. Stavolta guarda dritto la telecamera, pronto a fare il suo inchino e dire... Non vi sembra di aver sentito? Che ne pensate di questo? Credete che sia uno scherzo? Che ne pensate di questo? E di questo? Beh, forse è possibile parlare con gli animali.